Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto su Creativerse. Allora ragazzi, eravamo praticamente rimasti, mi sono dovuto fare un buco ragazzi perché se no qua, allora eravamo rimasti che eravamo arrivati qui, su questo crinale un po' particolare, strano, come gli altri praticamente. Pensavate voi, no. Qualcosa di strano, ci sono io di strano, sono strano, molto strano. Bene, allora prendiamoci un po' di vines qui, queste ci fanno molto comodo, ok. Andiamo, tanto poi andrò a raccogliere sempre della roba io off camera, ragazzi, perché intanto è inutile che vi annoio. Noi andiamo avanti a vedere se ci sono dei nuovi biomi, impossibile, non ci saranno sicuramente, perché in questi pochi minuti che ho chiuso non ho trovato, cioè non hanno detto niente, quindi non hanno fatto niente, quindi se non hanno fatto... Mi sa ragazzi che siamo arrivati in fondo alla mappa, perché sto vedendo, sembra di vedere qualche genere di tipo, la mappa finisce e mosso un cazzo amari, perché fa degli effetti strani. Vediamo un attimino, siamo arrivati, esatto, siamo arrivati in fondo alla mappa, siamo praticamente arrivati in fondo alla mappa ragazzi. Sto andando avanti, esatto, siamo in fondo alla mappa, ok, possiamo far che tornare indietro, non abbiamo trovato nulla, quindi noi possiamo fare in questo modo ragazzi, teletrasporto e ritorniamo a casa per forza, perché non abbiamo trovato niente. Molto bene, molto bene. Ok, dove sono finito io qua? Ok, allora ragazzi, potremmo anche vuotarci un po', potremmo anche fare un'altra cosa, andare a... visitare, non dico qualche grotta perché ragazzi adesso grotte veramente mi escono dai capelli, allora ad esempio si potrebbe andare da questa parte qui e proseguire in obliquo, proviamo ragazzi, non ci costa niente, andiamo da questa parte qui e vediamo un attimino, noi qua praticamente siamo e farò un pezzettino, poi ragazzi vediamo, o faccio io off camera o vediamo un attimino, perché viene fuori un po', vi dico la verità, un po' una rottura. Oppure no ragazzi, no, facciamo un'altra bella corruzione, ma no, l'orto lo faccio io, per intanto l'avete già visto e se no è una cosa veramente inutile. Fatemi vedere la direzione, sì, la direzione è giusta quella, la direzione è giusta questa qua. Andiamo per obliquo e vediamo un attimino che cosa andiamo a trovare, perché ragazzi io vi dico la verità, non ho trovato nulla di là, ma proprio zero,
Io l'ho detto, speriamo solo che i creatori del gioco abbiano sentito un pochettino quello che ho detto e spero che mi ascoltino perché altrimenti annoia, dopo un po' annoia, perché finché si costruisce va bene, finché si gira un po' così, finché c'hai da scoprire i biomi va bene. Una volta che hai scoperto tutti i biomi, poi il resto sono tutti biomi uguali. Piuttosto mettili più grandi e fai in modo che uno debba sudare per attraversare un bioma. Se no ne devi mettere 50.000 tutti attaccati uno all'altro e sono tutti uguali. È un po' noiosetta come cosa, vi dico la verità. Non so, adesso si sta rifacendo buio un'altra volta. Vi dico, questo è quello che mi fa girare un po' le scatoline, perché è un bellissimo gioco e in questa maniera viene rovinato. Viene veramente rovinato. Oh, abbiamo le rape, queste le dobbiamo prendere e non ne abbiamo. Queste non ne abbiamo pochissime di rape. E le rape, ragazzi, ci servono per fare anche i panini. Quindi, come ad esempio, in questo posto qua non abbiamo carne. Non c'è carne, non esiste la carne da mangiare. Mi sembra un po' un controsenso. Cioè, un animale del genere non ci dà la carne, non ci dà la pelle, cioè ci dà solo la pelle e non ci dà la carne. Questi qua li avevo già visti, questo però no, forse. Adesso si è fatto notte un'altra volta, ragazzi, e si va avanti finché non si vede, una mazza di niente. Allora, noi ragazzi adesso qua siamo arrivati vicino a delle montagne. Ecco, un'altra cosa che io non ho capito a che cosa serve il cactus. Ne ho un po' e non ho capito ancora a cosa cacchio serve il cactus. Adesso noi qua siamo in mezzo alle palle della montagna. Vediamo se riusciamo a salire, se no ragazzi devo aggirarla. Cioè vi dico, non ho ancora capito come fare a girare una montagna, perché in certi casi forse ce la facciamo, minchia signor tenente, proviamo ad andare su qua. Ok. Dove andiamo? Mi sa che l'unica è andare di qua. No, no, mamma mia ragazzi. Perfetto. Ci siamo smaciullati per metà. Allora, andiamo giù qui. Andiamo giù qui. Ma che cazzo c'è qui? Ragazzi, c'è una caverna enorme. C'è una caverna enorme, però non ho capito. Ma voi ci pensate a fare una casa qui? Vabbè, abbiamo sprecato un po' di cosucce. Dobbiamo andare in là. Dov'è il cazzo? Cioè, proviamo a salire qui. Ragazzi, è un po' problematica queste montagne qui sono molto problematiche a salire. Ce l'abbiamo molto difficile. Qua c'è una gran caverna. Forse ce l'abbiamo fatta. Vediamo.
Direzione giusta. Perfetto, dobbiamo andare là. Perfetto. Ok. Altra acqua. Perfetto. Qua ci sono delle montagne anche di là. Potrebbe essere una cosa abbastanza fattibile. Possiamo andare a vedere in fondo, vediamo un attimino se spunteranno fuori altre cose. Mi sembra che c'è della terraferma. Non ho trovato nulla, nulla, nulla. Noi stiamo andando in una direzione, cercando di scoprire qualcosa di nuovo, non c'è niente. Niente, niente. Vi dico la verità, mi sta venendo voglia di tornare indietro e dire mandate a quel paese, come dicevo nell'altro video. Perché non è possibile, una cosa del genere non è possibile. Cioè, ma davvero, eh? Mettiamoci in acqua. Sempre le solite cose, sempre i soliti biomi, sempre tutto uguale, tutto uguale, tutto uguale. Abbiamo trovato un altro bioma con l'erba. Ci fosse una pianta diversa dall'altra, ma sono tutte uguali, anche le piante. Un albero un po' particolare nuovo non c'è. Scusatemi ragazzi, ma oggi mi sono riposato un pochettino, ho dormito un pochettino, ma sono rincoglionito adesso. Vediamo se siamo giusti e ci dobbiamo piegare un po' in qua, così, giusto? Esatto, dobbiamo andare in là. Bene, siamo quasi arrivati, ragazzi, in un bioma ghiacciato. Di nuovo bioma ghiacciato. Per carità, speriamo che ci sia qualcosa di diverso, perché se no veramente mi passa quasi la voglia, eh. Vi dico la verità, perché speriamo di trovare qualcosa di diverso. Io vorrei che aggiungessero qualcosa. Hanno aggiunto i pesci e meno male che almeno ci sono i pesci nel mare adesso, perché sennò prima non c'era proprio niente. Cioè c'era solo del corallo. Cioè non è una cosa normale. Io dico la verità, per carità, mi sta bene che non è facile fare un videogioco. Ragazzi miei, è anche è anche brutto tenere un videogioco così spoglio, cioè non c'è niente. E quindi questo è un grosso problema. Adesso qua ci sarà una distesa innevata immensa della quale noi non ce ne faremo un bippete di niente. Quindi non so neanche io. Adesso ragazzi, poi nel prossimo video io voglio provare a fare alcune cosucce. Vediamo un attimino se riesco a fare. Voglio provare a fare una fontana all'interno del giardino. Una fontana dove noi possiamo andare tranquillamente magari a passare un po' di tempo, nel senso di con alcune panchine da poterci sedere per guardare la nostra fontanina che zampillola, ma qua zampillare non potrà mai, quindi un'altra, cosa abbiamo trovato qua? Ammazziamoci del tutto. Spero fin qua. Ok, dobbiamo stare un po' fin qua perché sennò fa freddo. Tra un po', ragazzi, inizieremo a congelare. Quindi spero di riuscire a trovare un posto caldo perfetto, ragazzi, perfetto, perfetto. Sennò, ragazzi, qua moriamo. Ci manca veramente, ma veramente poco. Altro bioma uguale.
pezzo di bioma uguale, una striscia di bioma uguale agli altri. Qua siamo in un altro bioma ancora, che è sempre quello verde, con grotte ovunque. Ecco, una cosa che ho visto che mettono ovunque sono le grotte. Grotte ce n'è uno sproposito. Al posto di grotte mettere qualche costruzione secondo me era meglio. Poi anche le grotte ce ne sono di tre tipi. C'è quella di fuoco, quella dell'acqua mineralizzata, dove troveremo anche il tar. E poi se vai più sotto ancora, il mondo corrotto, basta. Non ci sono altri mondi, non c'è il mondo dei cettini, il mondo dei pistolini, non c'è un cacchio di niente. Qua ce la farai a salire, o ti devo, ecco, spingere. Ok, qua c'è un'altra grotta immensa. Come potete vedere, la Madonna, però là c'è una cassa, cazzo, e che vorrei andare a cuccare, e la vado a cuccare, e me la vado a cuccare, me la vado a cuccare già, vediamo cosa c'è. Allora, andiamo a vedere, c'è da buttare via un po' di cose, tipo queste che non mi servono perché fanno schifo, sono da buttare. Poi abbiamo da buttare. Questa è da buttare via. Poi abbiamo da buttare via, da buttare via, da buttare via. Cosa possiamo buttare via? Intanto possiamo anche prendere quello che ci è rimasto, che lo spazio adesso l'abbiamo. Ok, fammi vedere un attimo direzione giusta di là, quindi possiamo risalire di là. Vediamo il nostro pesciolino, ogni tanto lo dobbiamo smaciullare perché ci danno questi, che sono tipo delle zuppe che ci servono per craftare le cose. E ok, allora qua ci siamo, dobbiamo salire di qua e andare in là. Perfetto. Ok, perfetto, perfetto, ce la faremo, ce la faremo. Giriamogli attorno, giriamogli attorno, nonno. Zuppa e pan bagnata. Ok, vai però. Ok, allora, qua siamo in una specie di oasi, così. Fare anche, ad esempio, ragazzi, una casa del genere, no? Su un posto del genere, fare proprio le nostre costruzioni non sarebbero male. Tipo voi guardate, ad esempio, qua sotto c'è il laghetto, fare una casa, adesso spianare no, però fare dei vari tunnel sotterranei, dove da una parte c'hai la casa, sulla punta della montagna c'è un'altra cosa. Non sarebbe malvagia come idea, eh. Ad esempio, vediamo se è di là. Esatto, siamo giusti, dobbiamo attraversare, ragazzi. Andiamo giù, così, e attraverseremo.
così. Perfetto. Ok. Andiamo a prenderci anche questo poco di miele che c'è qua. Ok. Allora, odio quando stanno, quando fanno queste cose. Allora, la dirt la possiamo buttare via. Quindi spazio ce n'è? Sì, non ce n'è. Ok, allora, possiamo magari mettere dovremmo essere a posto, vediamo, direzione, no, al contrario, cioè devo andare in là, giusto? No, troppo, no. Andare in là, giusto? Sì, più o meno, ah ok, sono arrivato da di là io ragazzi. Ok, però ragazzi qua stiamo per morire. Mamma mia, meno male che ho guardato. Stavamo per creparsi. Per screporlarsi. Ok. Questi sono bastardissimi. Ok. Wow. Ci è mancato un pedazzo. Mi sa che abbiamo perso qualche pezzo di tuta, eh. No, ma ci manca poco, eh. No, ma ci manca veramente, ma veramente poco. Allora, andiamo avanti di qua. Adesso troverò un buchettino e metterò il teletrasporto, così almeno ragazzi siamo abbastanza tranquilli. Okay. Allora, allora facciamo una bella cosa, andiamo giù qui, facciamo così, ok, sbagliato, allora buttiamo via questa, che non ci serve, ok, e facciamo così. Perfetto, andiamo giù. Ma va fanculo, va. Ma va fanculo, va. Non possiamo neanche scavare. Ah, merda. Di una merda. Cosa buttiamo via? Allora, questa ce n'è una sola. Via. Ok. E questa anche ce n'è una sola, la possiamo buttare via, e voilà. Ok, adesso anche questa, questa erba qua la buttiamo via. Perfetto, facciamo così, andiamo in qua,
poi butteremo via tutto quello che a noi non ci serve. Perfetto, tanto si sta facendo buio, prepariamoci qua, mettiamo uno di questi, così chiudiamo e siamo tranquilli per un po'. Perfetto. Qua ci siamo, adesso mettiamo giù questo qua. Perfetto, mettiamo un'altra torcia qua e qui mettiamo il nostro ragazzi, non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Ah no, non mi ricordo più, no, non ho messo nessun tipo di... non me lo ricordavo, no, non ce l'avevo qua. Allora, possiamo mettere... Abbiamo le pigne, mettiamo le pigne. Una, due. Così facciamo tele, trasportamelo verso la cazzo. Mettiamo posto. Così noi ragazzi ci salutiamo, anche se ci sarà un bel poco da vedere in questi video. Se i video fanno schifo, ragazzi, non li metto. Vi dico la verità, piuttosto faremo qualcos'altro insieme. Dobbiamo andare poi a Tamara di Miru, perché voglio vedere cosa ci danno i Miru. Adesso, mannaggia il cazzotto, siamo qua, ok. Allora, adesso andiamo giù, andiamo a mettere il nostro teletas minchios, anche senza il patarak. Con le nostre pignagne, pregnigni, pregnogni. Perfetto. Allora, ragazzi, io qua vi saluto, vi auguro una buona giornata. Mi raccomando, come sempre, tanti bei like, condividete, ok? Io come sempre un grosso bacione e un grosso abbraccio da vivo libero. Mi raccomando, ragazzi, ci vediamo al prossimo gameplay.